Buongiorno a tutti. L'altra sera è andata in scena l'ennesimo gesto arrogante di una persona, quale il Presidente del Consiglio, incapace di gestire un'assemblea in modo imparziale, facendo passare tutto come se fosse una caciara, cosa che invece ha creato lui stesso. Ed è bene rimettere al proprio posto tutti gli elementi in maniera che anche voi possiate capire che cosa realmente è successo. Noi diremo la nostra, poi sarete voi a valutare chi delle persone dice le cose giuste, vere soprattutto, e non le strumentalizza a fini politici. Mi spiego. In sede di Capigruppo il presidente Fiorino si è presentato con un documento dove chiedeva a tutti i gruppi, maggioranza e opposizione, di sottoscriverlo. Un documento dove prendeva atto di quello che stava accadendo in Ucraina e impegnava il sindaco e la giunta a fare tutte quelle azioni affinché il governo potesse in qualche modo essere stimolato a bloccare e a fermare la guerra. Tutto perfettamente condivisibile, se non che proprio in sede di capigruppo abbiamo fatto alcune domande. La prima: c'è stata una manifestazione molto partecipata da parte dei cittadini, un'assemblea dove non i partiti, ma i cittadini stessi hanno scelto di manifestare contro la guerra, e se realmente l'amministrazione voleva avere questo tipo di posizione, allora avrebbe potuto, se non c'erano le persone, mandare il gonfalone a sostegno di questa manifestazione voluta dai cittadini. Questa è la prima domanda, cosa chiaramente che non si è presentata. La seconda domanda era legata al fatto che questo documento è un documento scritto dal presidente e dalla maggioranza, quindi quando parla di una condivisione, questo non è avvenuto, perché la condivisione voi insegnate che ci si trova intorno a un tavolo, si discute e insieme si redige un documento. In questo caso il documento è arrivato e era solo da firmare. Detto questo, ci siamo riservati come forze di opposizione di incontrarci, di valutare il documento e se era volontà da parte di individuale di qualsiasi gruppo, avremmo firmato il documento che il Presidente ha sottoposto. Il documento nessuno dell'opposizione l'ha firmato, quindi questo significava che nessuno condivideva quel documento. E fino a qui tutto ok. Cosa succede? Che appena apre il consiglio comunale, non avendo ricevuto alcuna firma, il presidente, senza condividere la scelta, cosa fa? Prende, legge il documento e lo legge dicendo che è espressione di volontà di tutto il Consiglio Comunale. Buonasera a tutti. Prima di iniziare, come concordato con tutti i consiglieri, vi do lettura di questo comunicato. Il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni, preso atto della preoccupante escalation del conflitto in atto nel territorio ucraino, dopo l'invasione militare russa, evidenziato che la situazione è estremamente complessa ed ancora difficile decifrare il disegno geopolitico in atto e gli scenari che potrebbero configurarsi anche al di fuori dei confini ucraini. Ricordato che l'articolo 11 della Costituzione italiana ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Ricordato altresì che il conflitto in atto si pone in contrasto con i principi del diritto internazionale e in particolare dell'Unione Europea, che si prefigge di promuovere e contribuire alla pace e alla sicurezza, oltre che alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, ritenendo che l'attacco militare
in corso possa deflagrare in gravi conseguenze sociali ed economiche sull'intera comunità internazionale, mettendo a rischio la sicurezza dell'Europa e la stabilità globale, e che l'unica via d'uscita sia porre fine alle ostilità riprendendo la via diplomatica. Il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni esprime una forte condanna per l'aggressione militare in atto in Ucraina e solidarietà e vicinanza alla popolazione colpita. Grazie. Questo lo fa all'inizio. Arrivo in aula qualche minuto dopo, premetto che mentre mi recavo al Consiglio Comunale stavo ascoltando proprio l'inizio del Consiglio Comunale. Quindi entro in aula, prendo la parola e chiedo al Presidente quando si sarebbe discusso quella manifestazione di intenti. E lui fa presente che a nome del Consiglio Comunale tutto quanto non l'ha fatto più diventare una manifestazione di volontà, una manifestazione di intenti, ma una semplice comunicazione. A che ho detto: scusi, ma lei ha parlato di condivisione, ma non mi risulta che sia stato condiviso questo documento. Anzi, noi non l'abbiamo firmato, come non l'ha firmato nessuno, e non mi sembra che siamo stati sollecitati a condividere questo documento come informativa, come comunicazione da parte del Consiglio Comunale tutto. A che lui si giustifica dicendo: ho parlato con il consigliere Lombardo e con la vicepresidente Pastorino, il quale mi hanno confermato che per loro andava bene. Non esiste il coordinatore delle opposizioni, non esiste il capo delle opposizioni. Io sempre ho associato il ruolo di rappresentante del Partito Democratico, però mi spiace anche essere a volte tirato per la giacchetta. Noi abbiamo semplicemente preso atto, Presidente, che un documento dalle proposte che la sua maggioranza ha firmato, che le opposizioni non hanno firmato, non entro neanche nel merito perché non li hanno firmato. Io posso fare ammenda, posso riconoscere perché non l'ho firmato io, non l'ho firmato i colleghi. Ma questo ovviamente io prendevo semplicemente atto, né approvando né criticando, la potestà che chiunque presenta un documento, che tra l'altro non era neanche scritto all'ordine del giorno, perché c'è anche questo tema, caro Presidente, però. Certo, ma loro sono espressione di una forza politica e quindi parlavano per conto di quella forza politica. Gli altri non hanno espresso un parere né negativo né favorevole perché non erano presenti in quel momento. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Mi scusi, mi sono perso un pezzettino, Presidente, prima di fare la dichiarazione. Quella discussione che abbiamo avuto in merito di capigruppo in riferimento a quella manifestazione di intenti per quanto riguarda la situazione della guerra, quando verrà discussa, se verrà discussa, se verrà dichiarata in quest'aula? Rispondo immediatamente, non ho ricevuto nessuna comunicazione di adesione in giornata, quindi ho pensato di trasformarla in una semplice comunicazione dove condivisa da tutti i consiglieri comunali ed è stata eletta all'inizio del Consiglio Comunale. Mi scusi, condivisa da tutti i consiglieri comunali? Perché io non ho ricevuto nessuna richiesta di condivisione in merito a quella sua dichiarazione. Scusi, non è stata votata, non è niente di... è una comunicazione. No, ma mi riferisco io alla dichiarazione, l'ho sentita in diretta, perché mentre stavo arrivando qui l'ho sentita. Quindi? Ma lei adesso sta dicendo che prima di fare quella dichiarazione prima l'ha condivisa. Prima di iniziare ho chiesto anche al consigliere Lombardo, alla consigliera Pastorino, di poter leggere che avrei... comunicato una comunicazione mia come presidente a nome di tutta l'aula consigliare. Non c'è qualcosa che non va in questo, non lo so. È una semplice comunicazione del presidente del consiglio comunale. Ma se è una comunicazione del presidente mi sta benissimo. È diventata una per conto suo, per conto del consiglio comunale. No, allora non mi sta bene. Indipendentemente da poi dalla motivazione, chiaramente. Vabbè. Prendo atto di quello che mi ha detto, però le spiego perché è giusto spiegarlo bene. I consiglieri presenti in aula sono stati avvertiti e hanno condiviso la comunicazione. I consiglieri presenti in aula. Prendo atto che qualcuno di voi non, molto probabilmente non condivideva la discussione.
No, non condivido il modo, non quello il contenuto, perché il contenuto è condivisibile sotto tutti i punti di vista. E se ci fosse stata una condivisione, probabilmente avremmo firmato quello che lei ci ha chiesto. Se siamo arrivati a questo punto, probabilmente è il metodo che è sbagliato, che continuamente avete voi. No, questo non lo accetto, non lo accetto. Se no andiamo avanti fino a sera. Se il suo scopo è quello di tenerci qui fino a domani, non funziona così. È una comunicazione del presidente, consigliere Vino. Lei non era la tenga per lei allora. Lei non parli a nome del consiglio comunale tutto. Gentilmente. Oh, io ho un consiglio da terminare. Detto questo, coi consiglieri presenti in aula abbiamo condiviso il comunicato e ho fatto un semplice comunicato. Spero che questo sia chiaro. Proseguiamo con la dichiarazione di voto. Quindi non è una condivisione, ma è semplicemente una presa di posizione da parte del presidente di parlare a nome di altri. E questo non lo trovo corretto. Abbiamo fatto presente in tutti i modi, fino a che ovviamente poi c'è stata una forte e accesa discussione, fino ad arrivare addirittura a dare delle offese al sottoscritto. Ma non avete il coraggio del confronto, l'ha dimostrato il presidente Fiorino questa sera, non portando avanti qualcosa che ha portato in sede di capigruppo. E scorrettamente non l'ha neanche discussa con tutti insieme, perché le cose si condividono. E invece cosa ha fatto? Si è nascosto dietro una dichiarazione. Per cui non mi venga a fare show strani, consigliere Vincelli, che non ce n'è bisogno. Guardi, non ce n'è proprio bisogno. Grazie. Grazie a lei. Vedo che lei continua a dire falsità. Quella che ha detto stasera è una grande bugia nei miei confronti. Ne prendo atto. Perché ne prendo atto, intanto le devo rispondere e adesso le rispondo. Questo documento, no, guardi, poi finisce, no, non le darò la parola, è lei che ha chiamato in causa me per 4 volte questa sera, e la prego, lei lo show lo sta facendo lei, e 2 minuti fa ha detto che lo facevano loro, stia in silenzio, per favore, e ascolti quando rispondono, non si alzi e vada fuori come fa di solito, e viene qui a fare il sacerdote. Stia lì seduti e ascolti adesso ascolti. Questo documento lei ce l'aveva in mano da una settimana, non vi siete voluti, non l'avete firmato, per rispetto a tutta lei è un cafone. Va bene, si accomodi, lei è ridicolo, lei è nato ridicolo, si ricordi, lei è una persona ridicola. Ma sì, la smetto. Si vergogni, guardi. No, è lei che si deve vergognare, che in un ruolo istituzionale non si è neanche presentato davanti a un'assemblea di cittadini che andava contro la guerra. E gli da farsi la morale qua dentro. Donna Laudo, per favore, a quella persona lì, guardi, maleducato che non è altro. No, maleducato è lei. Lei è un vero maleducato, che non è capace neanche di avere di mantenere il suo ruolo di imparziale. Lei non è in grado di mantenere il suo ruolo imparziale. Chiaro? Lei è il peggior presidente di questa città. Perché? Perché io rivendicavo un diritto di condivisione. Questo è il primo punto. Il secondo punto qual è? Ed è politico. Il presidente, non avendo ricevuto le firme della condivisione, ha avuto paura di portare alla discussione questo documento. Perché? Perché sicuramente noi dell'opposizione avremmo fatto presente 2 cose importanti. La prima è la non presenza dell'amministrazione al corteo dei cittadini. La seconda è l'imbarazzante presenza dell'assessore D'Amico all'interno della giunta. Non possiamo dimenticare che l'assessore D'Amico è colui che ha presentato Vladimir Putin a Matteo Salvini. Quindi, per evitare che ci fosse una discussione e che quindi questo tornasse a boomerang all'amministrazione, ha approfittato della non presenza, della non condivisione e l'ha fatto diventare una comunicazione da parte del Consiglio Comunale tutto. Peccato che non l'abbiamo condiviso e quindi lui si è preso e si è arrogato il diritto di parlare per tutti senza avere comunque l'avallo di tutti quanti. E poi giudicatelo voi, se noi abbiamo avuto una presa di posizione sbagliata o giusta nel rivendicare la condivisione e se il presidente Fiorino è stata una persona corretta, anzi, se è stato politicamente corretto.